Per la prima volta nella storia italiana, il Guinness Pro 14 uscirà da Parma e ad accogliere l'importante gara tra le zebre e i dragons sarà proprio la città dell'Aquila. Il 14 aprile lo stadio Fattori ospiterà la gara internazionale tra le zebre rugby e i dragons. La franchigia federale delle Zebre Rugby Club, nonostante annoveri Parma come sua sede formale, esprime al tempo stesso una vocazione territoriale nazionale. È così che arriva la trasferta dell'Aquila per questo evento speciale, che rientra nella prospettiva della società bianconera di mantenere saldo il sodalizio sportivo con quei luoghi come l'Aquila, dove il cuore per la palla ovale pulsa in maniera particolarmente intensa. Vogliamo che la nostra squadra, che da quest'anno è una franchigia federale interamente posseduta dalla Federazione Italiana Rugby, sia la squadra di tutta Italia. E non poteva essere che l'Aquila la prima tappa di questo percorso. Abbiamo un po' copiato dal Giro d'Italia, portiamo lo spettacolo dove c'è domanda e la città di Aquila meritava tutto questo. No, sicuramente per me è un grandissimo piacere tornare a giocare qui in Abruzzo, sono felice, sono tantissimi anni che non gioco davanti ai miei amici, alla mia famiglia, a tutte le persone che ho lasciato qui quando sono andato via, quindi sconfido tantissimo nel pubblico. Quando le Zebre hanno avuto questa idea della partita itinerante, a me è venuto in mente solamente un posto, cioè l'Aquila, l'Abruzzo, dove il rugby culturalmente è molto importante. Io all'Aquila ho passato i 5 anni più belli della mia carriera, perché sono arrivato qua da ragazzo e sono cresciuto secondo i veri principi del rugby, dell'unione, la solidarietà, quindi è stata l'esperienza rugbistica più bella della mia carriera. Ora tornare qui all'Aquila con le Zebre, che è una franchigia federale al momento, per noi è estremamente importante, a me fa molto piacere, perché sicuramente può essere un momento di coesione per l'Aquila, ma sarà sicuramente un momento di crescita per i nostri giocatori, perché potranno conoscere questa realtà che tanto ha dato al rugby. Una giornata di grandissima festa in cui la comunità si ritrova esattamente come era un po' di anni fa, quando il rugby rappresentava un appuntamento fisso per le famiglie aquilane e non solo. Speriamo che questo clima sia di buon auspicio anche per il futuro del movimento rugbistico locale. Il rugby era diffuso perché ad Aquila venne una troupe televisiva dove voleva vedere dove nasceva il rugby e difatti facemmo una dimostrazione sotto la Torre Palazzo, poi la promozione in Serie A, il primo scudetto, non solo quello giovanile ma anche quello nazionale. All'epoca fummo invitati due volte alla RAI. A un certo punto il rugby si è trasformato, cioè c'era molto entusiasmo nei giovani, nei ragazzi specialmente, avevano voglia di fare, di dimostrare la loro potenzialità. Questa è un'occasione molto importante per l'Aquila, perché dopo il terremoto abbiamo bisogno di luoghi e momenti di aggregazione. E quale cosa migliore un luogo di aggregazione come questo delle Fontane delle 99 Cannelle e della Chiesa di San Mito, che è una eminenza dal punto di vista architettonico della nostra città, legata a un evento straordinario che è quello della partita che il 14 aprile avrà luogo nello Stadio Comunale dell'Aquila. È l'opportunità per noi per mostrare le bellezze della città, e per coniugate con una nota attività sportiva rugbistica che si svolgeva all'Aquila, ed io in qualità di presidente dell'Aquila Ovale, che è l'associazione che sta promuovendo questo evento, sono molto grato a chi ce lo ha consentito, in particolare ai dirigenti delle Zebre che da Parma hanno voluto gratificare l'Aquila di questo magnifico evento. La settimana dello sport è un evento che abbiamo deciso di costruire intorno all'evento maggiore, che è quello della partita di rugby Zebre e Dragon, anche per sottolineare che questo anno cade il 50° anno dei primi diplomati dell'ISEF, che fu istituito appunto all'Aquila molti anni fa e che oggi poi anni fa è diventato scienze motorie, facoltà di scienze motorie, ora corsi di laurea in scienze motorie. Questa partita è un'occasione straordinaria, intanto perché il rugby è tanta parte della storia e della migliore tradizione sportiva e sociale della città. È uno sport praticato da tante società, da tante squadre, da centinaia di ragazzi, di bambini, di ragazze,
ed è uno sport fantastico perché insegna a diventare atleti e persone al tempo stesso, rispettando le regole, rispettando gli avversari, rispettando il clima di festa e di gioco che lo sport incarna. Noi come ufficio scolastico regionale, grazie anche al direttore dottoressa Boda, siamo fieri e onorati di partecipare a questo grande evento del mondo del rugby. L'ufficio regionale ha ritenuto opportuno, tramite il coordinamento di educazione fisica, fare un bando di concorso riservato alle scuole primarie e alla scuola di primo grado, cioè sarebbero le scuole medie. Di primarie abbiamo dato il titolo Colora la maglia delle zebre, nei vari colori e nello spirito che hanno i bambini ormai della scuola primaria, mentre per quanto riguarda le scuole medie abbiamo detto di creare e istituire un hashtag. L'Istituto Comprensivo di San Demetrio nei Mestini in Rocca di Mezzo ha aderito a questo importantissimo progetto promosso dall'Aquila Ovale e dal MIUR, perché i valori del rugby sono anche i valori che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri alunni nel corso del programma di studi, che sono quelli della solidarietà, dell'inclusione, del volersi bene, del sostenersi a vicenda. E i nostri ragazzi hanno accolto con entusiasmo, anche devo dire il personale docente, l'hanno accolto con lo spirito con il quale i bambini accolgono tutto, e quindi soprattutto quando si tratta di mettere mano ai colori e di disegnare, di colorare, cosa che stanno facendo su queste maglie che poi sono le maglie delle zebre, le maglie dell'Aquila Rugby, lo stanno facendo con lo spirito dei bambini, che è lo spirito più puro, e quindi c'è stato un coinvolgimento totale dell'istituto, che poi insomma si verrà anche nel risultato di questi disegni che stanno facendo in questi giorni. Questo progetto, l'Accademia di Belle Arti, svolge il ruolo proprio di giuria e di controllo, diciamo, dell'estetica dei progetti che saranno presentati. I progetti riguarderanno le scuole primarie, e che dovranno colorare, praticamente i ragazzi, gli studenti delle scuole primarie dovranno colorare le maglie dell'Aquila Rugby, e quindi sarà interessante vedere anche come risponderanno i ragazzi, con quali colori, con quali rappresentazioni. Il villaggio fondamentalmente sarà distribuito per tutta Viale Gran Sasso e sarà fondamentalmente con uno street food. Ci saranno vari stand di street food dove potremo gustare tutte specialità locali, e poi ci sarà un'attenzione per i giovani con l'animazione, quindi con il DJ set, con Carosone fino a notte tarda, ed inoltre un'attenzione alle famiglie con tutta un'area dedicata alle famiglie, quindi ai bambini, con i gonfiabili, con l'animazione, che saranno a supporto dell'evento principale, che sarà poi la partita. La Confartigianato ritiene assolutamente che tutte le iniziative di natura sportiva e comunque di aggregazione sono di fondamentale importanza per quanto riguarda i territori. All'Aquila questa importanza riveste un ruolo assolutamente fondamentale, perché la mancanza di punti di aggregazione, nonché di momenti di aggregazione, ci dà l'opportunità appunto di poter riuscire a ridare un'identità a una città che purtroppo in questo momento identità ne ha una grossa crisi. Confartigianato ha scelto di aderire a questa iniziativa e lo abbiamo fatto con estremo entusiasmo. Una bella scommessa è stata. Il comitato si è ritrovato dopo un po' di anni con persone nuove, rinnovato, ma anche con molte persone che già avevano collaborato alla partita internazionale del 2012. Crediamo fortemente in questo evento, perché non è solamente un momento di sport, è un momento per stare insieme a tutti i nostri concittadini, è un momento per esaltare la cultura, la partecipazione degli aquilani agli eventi importanti, è un momento per dare importanza ancora una volta alla nostra città. Il museo ha deciso di aderire all'iniziativa del Comitato L'Aquila Ovale in considerazione dell'importante ruolo di promozione sociale e di educazione svolto dal sport della pallovare, in particolare in questa città, e anche del ruolo svolto dall'Aquila Rugby nel far conoscere la città al di fuori dei confini della regione. Il Polo Museale dell'Abruzzo ha deliberato di concedere l'ingresso
con biglietto ridotto del 50% a quanti esibiranno il biglietto di ingresso allo stadio per le partite dell'Aquila Rugby e delle Zebre del 14 aprile. Ci troviamo qua all'Aquila, questa partita che è in programma tra le Zebre e i Dragons della Pro 14, una partita importantissima sia per le finalità del campionato delle Zebre, ma soprattutto perché si svolge in una sede diversa da quella solita, che è la sede naturale, la città di Parma. Si svolge all'Aquila, una città storica per il rugby, una città che ha il rugby nel sangue, e quindi è importante per il comitato regionale della Federazione Italiana Rugby, è anche un modo per riportare al centro del tema, dell'attenzione di tutti coloro che si interessano di rugby, come il territorio non vada messo in secondo piano, perché il valore del territorio è quello che dà il valore poi anche per l'alto livello. Le Zebre Rugby portano all'Aquila il grande rugby internazionale. Sarà un sabato di sport e di festa per la città dell'Aquila, un gesto anche di solidarietà per la popolazione aquilana a 9 anni dal terremoto da parte di una squadra che ha sede a Parma. Vigilia in città per i giocatori e lo staff che durante la mattinata si sono allenati agli ordini dei preparatori nella palestra cittadina attiva, che da sempre ospita eventi molto importanti legati allo sport a 360 gradi. Questa settimana è una settimana classica di fine stagione, perché mancano solo 3 partite alla fine. E con il viaggio all'Aquila non siamo riusciti a lavorare tantissimo con grossi volumi, abbiamo lavorato sulla forza veloce, siamo qui ospiti nell'attiva centro fitness. È molto importante per noi essere qui, perché si respira già da ieri un'area di una città piena di rugby. È un piacere per noi essere qua e ci stiamo preparando al meglio per la partita di domani.
torna all'Aquila il grande rugby. Lo stadio Tommaso Fattori, gremito del pubblico delle grandi occasioni, ha ospitato l'evento sportivo della stagione in una doppia disputa che ha visto scendere in campo gli atleti neroverdi contro il CUS Genova, capolista del girone per il campionato di Serie A, e successivamente, per la prima volta fuori casa, le Zebre Rugby, squadra parmigiana che assieme a Benetton Treviso sono le uniche due squadre italiane a disputare il torneo celtico di Pro 14 e hanno sfidato i gallesi Newport Dragons. Nella prima partita i neroverdi hanno giocato un primo tempo equilibrato e combattuto. Nella ripresa l'esperienza dei genovesi ha avuto la meglio, siglando 47-24 la vittoria con gli aquilani. Un pubblico affettuoso e soddisfatto della coraggiosa prova della giovane squadra cittadina scesa in campo con una formazione rimaneggiata da diversi piccoli infortuni. Fiato sospeso anche nel match delle Zebre, che riescono a staccare e vincere 34-32 Dragons a soli due minuti dalla fine, con meta e trasformazione dell'apertura azzurra Canna. Sapevamo che potevamo vincerlo, il primo tempo non è andato molto bene, poi ci siamo ripresi, ci siamo un po' parlati a fine primo tempo e poi il secondo tempo ci ha dato ragione, anche con un po' di fortuna. Cosa vi aspettate per il futuro? Ora ultime due partite, speriamo che questa partita ci dia, sia uno stimolo per le prossime. Il pubblico del Fattori si è fatto sentire più unito che mai, sostenendo la franchigia parmigiana allenata dall'irlandese Michael Brady, come fosse il 16° uomo in campo. Tra le autorità presenti sugli spalti, oltre il presidente FIR Alfredo Gavazzi, il commissario tecnico azzurro Conor O'Shea, il team manager della nazionale Gino Troiani e il preparatore degli avanti Giampiero De Carli. Oh, una partita importante per loro, non solo perché la prima partita fuori Parma è una grande esibizione della loro squadra, ma anche loro hanno giocato tanto tempo durante questa stagione buono, senza le vittorie. Loro vogliono una confidenza, una motivazione per l'anno prossimo anche. Sono importante per loro. Loro hanno tanti giocatori con molto potenziale, ma le ultime tre partite per loro la settimana prossima contro Ospreys, le ultime partite contro Treviso, è importante per l'anno prossimo anche. So, la grande cosa è che le Zebre sempre loro giocano come la prima partita. Giocano con un ritmo, un bel ritmo, molto, molto ambizioso sempre, ma vogliamo che oggi loro vincano queste partite con la stessa ambizione. La festa è proseguita su Viale Gran Sasso, allestito per l'occasione con un villaggio d'animazione e chioschi di street food, dove i giocatori e lo staff tecnico si sono mischiati alla folla di tifosi in un clima festoso e spensierato. Possiamo dire che questa partita decontestualizzata fuori casa all'Aquila ha portato bene alle Zebre. Come è andato secondo lei questo match un po' combattuto e un po' che ci ha tenuto col fiato sospeso? Beh, innanzitutto non eravamo fuori casa, eravamo in casa. L'Aquila è stata straordinaria, sentite la mia voce, che è stata una partita molto difficile. Abbiamo giocato in 16 perché c'era questo pubblico meraviglioso. Partita molto molto difficile, alla fine è andata bene. Aggiungerei anche molto bella, spettacolare. Penultima giornata di campionato, che cosa si aspetta dalle Zebre? Quali sono i vostri prossimi obiettivi per il futuro? Abbiamo ancora due partite, cercheremo di fare bene, abbiamo già superato il record di vittorie della nostra storia nel Pro 14, ma soprattutto stiamo lavorando per l'anno prossimo.